La gara è iniziata da circa 5 minuti, sempre 0-0. Ci troviamo dietro la porta della squadra ospite, ovvero l'Atletico Francavilla. Buona, la palla è buona. Qua abbiamo i ragazzi della scuola calcio che prima hanno fatto il loro ingresso in campo con le squadre, si sono schierate a centrocampo. In fondo c'è un altro raggruppamento, sempre gli stessi ragazzi, però con la divisa classica nero-azzurra della scuola calcio. È una bella giornata di sole. A questo lato troviamo qua troviamo gli ultras cappeggiati da Christian, sono la maggior parte ragazzi della categoria allievi giovanissimi e simpatizzanti. Ecco i nostri ragazzi. Allora, tutto a posto ragazzi? Un coro. Ecco, arriva pure Bartolo che si è levato la divisa d'arbitro. Ecco, c'è la rimessa dal fondo. I nostri ragazzi giocano con la classica divisa giallorossa, divisa nuova, è la prima volta che lo indossano, stavolta è a maniche lunghe, però non mancherà l'occasione che taglieranno le maniche. Deviazioni in calcio d'angolo del portiere ospite, primo calcio d'angolo a favore della Virtus Castelfrentano. Da questo lato vediamo c'è il collaboratore di linea Fabio Angelucci. È una partita importante perché sono due squadre agguerrite, ma la nostra squadra c'ha un handicap che è un paio o tre infortunati, un calciatore squalificato come Filomarino. E non so se la squadra ospite è a completo, però sarà una partita molto difficile, sperando di fare il risultato e di non fermarci. Domenica scorsa c'è stato un pareggio per 2-2 a Guardia Grele. Questa è la quinta giornata. Finora abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio. Abbiamo 10 punti e mi pare che il Francavilla ce ne abbia 9, però c'ha una partita in meno, non vorrei sbagliarmi.